Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con Sport Report. In apertura alla pallavolo, seguivi una donna, oggi pomeriggio, quinta giornata del campionato con la trasferta in terra siciliana per la Fenice Libera Virtus. Le ragazze allenate da Marco Brividieri dopo la bella vittoria ottenuta contro il Santa Teresa Messina con il punteggio di 3-1 sono in trasferta contro Modica che nel precedente turno di campionato ha battuto il Frosinone con identico punteggio della gara delle nostre ragazze. Un impegno certamente da non sottovalutare e soprattutto mantenere la testa della classifica attualmente in condominio con Aragona. Andiamo a sentire le parole di una delle giocatrici di punta della Fenice Libera Virtus su questa sfida, Michela Pisano. Michela Pisano, dunque, la Fenice Libera Virtus reduce da una bella vittoria ottenuta contro Messina per 3-1, una bella prestazione, no? Sì, abbiamo sicuramente giocato una buona partita e ci siamo impegnati molto durante la settimana per raggiungere questi 3 punti e quindi pensiamo alla prossima. Senti, adesso arriva la prima di due trasferte importanti, la prima a Modica il prossimo weekend, come te l'aspetti? Me l'aspetto sicuramente una partita molto interessante, in quanto loro comunque la prima partita in casa, quindi avranno il fattore tifo che sicuramente influenzerà il risultato. Però comunque noi ce la mettiamo tutta per appunto prendere questi 3 punti pieni che ci servono sicuramente per la classifica. E passiamo adesso al campionato di Serie C donne, anche in questo caso quinta giornata di campionato con la sfida in interna per la Pallavolo Cerignola. Le Puxia allenate da Davide Castellaneta giocheranno a porte chiuse oggi pomeriggio alle 18:30 contro la Pegaso Molfetta che nel precedente turno di campionato è stata sconfitta in casa dalle Visceglie per 3-1. La possibilità dunque per le Pantere che devono anche affidarsi a qualche risultato negativo delle dirette concorrenti potrebbe essere l'occasione per riprendere la vetta della classifica. Su questa sfida andiamo ad ascoltare l'opinione del tecnico delle Fucsia, Davide Castellaneta, al microfono di Alfonso Di Vito. Partendo dal presupposto che non è una bellissima situazione giocare senza pubblico, però faremo necessità virtù. Niente, sarà una partita importante quella con Molfetta, proprio perché torniamo dopo 3 settimane, dopo 3 giornate, più lo stop a giocare in casa, tutto qui. Ecco, che squadra sarà quella di Molfetta? Una squadra giovane ma che può creare qualche grattacapo? Sì, ha un paio di individualità in termini di posto 4, sono una squadra che difende piuttosto bene, diciamo che sono quelle partite su cui non bisogna dar nulla per scontato, pensando come se il bagaglio di punti o la classifica fossero una carta d'identità. Ed ora il calcio, la nona giornata del campionato di Serie D potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro di Alessandro Potenza alla guida dell'Audace Cerignola. Dopo la sconfitta intercampana contro il Sorrento, i gialloblu Ovaddini affrontano oggi al Monterisi alle 14:30 alla Gelvison Lucania con l'obiettivo di centrare i 3 punti. Non sarà semplice, ma è chiaro che ci serve una svolta per non compromettere quello che bisogna fare è cercare di rimontare e di riproiettarsi verso la corsa per la Serie C. Sentiamo cosa ne pensano due dei giocatori della formazione giallo-blu, esattamente il difensore Longhi e Rainer Rodriguez. Ora bisogna dare continuità ai risultati e lei, la squadra, insomma, lo sa bene. Sicuramente, ecco, banda chiacchiere, noi dobbiamo pensare al sodo, dove pensiamo domenica che è una partita importante, difficilissima, su un campo difficilissimo, dove il gladiatore ha messo in difficoltà tutte le squadre che sono passate al Piccirillo. È un'ottima squadra perché ha giocatori importanti, ha giocatori che hanno vinto campionati, è una società che ha una tradizione, il gladiatore ha una tradizione, perciò noi abbiamo il massimo rispetto, però non abbiamo paura di nessuno e noi andremo là per giocarci la partita per cercare di fare i 3 punti. Lei peraltro è un ex. Sì, Conosce bene conosco bene quell'ambiente, quello stadio. conosco bene la gente, è un pubblico caloroso, però noi dobbiamo fare la nostra partita e dobbiamo esprimere le nostre potenzialità perché dobbiamo continuare sulla strada di domenica, perché noi il campionato è lungo, ripeto, il campionato è lungo, però domenica è importantissimo.
E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Sport Report del sabato. Come sempre, il nostro appuntamento torna domani alle 13:15 per ciò che concerne invece l'informazione di Speciale News Web 24. L'appuntamento domani mattina con il telegiornale della domenica. A tutti un buon weekend.